Arriva la notte di San Silvestro e i botti possono dare fastidio anche ai nostri amici a quattro zampe. Ascoltiamo il parere dell'esperto, il dottor Gianfranco Medri. I nostri animali, cani soprattutto, sono particolarmente sensibili ai rumori, quindi il botto di Capodanno, soprattutto per quei petardi che sono poi estremamente potenti, creano degli spostamenti d'aria tali per cui l'animale si spaventa. Non giova di certo rimanere vicino al nostro beniamino, al nostro amico a quattro zampe, quindi bisogna cercare di correre ai ripari. Quasi sempre si utilizzano dei farmaci che sono dei tranquillanti, però la medicina ci viene incontro perché ci sono anche delle alternative, ci sono dei prodotti estremamente innovativi come dei collari, come questi che vediamo qui sul nostro tavolo, ma anche dei prodotti fitoterapici, omeopatici e anche dei prodotti che sono ormonali. Il meccanismo di questi prodotti è semplice, viene ad utilizzare quelli che sono degli ormoni preparati dalla madre, quindi che vengono normalmente erogati quando il cane è cucciolo durante l'allattamento e che rendono l'animale stesso molto più tranquillo. Alcuni sono scettici su questo, ma in realtà la funzione è buona. Il collare deve essere però montato qualche giorno prima, quindi 4, 5, anche una settimana prima dell'ultimo giorno dell'anno, quindi siamo ancora in tempo, l'appello quindi giunge per tempo e solitamente non dura oltre i 30 giorni, perché non scordiamoci che è vero che tutti i petardi, i botti vengono consumati a cavallo della fine dell'anno, ma poi tutti quelli che non vengono chiaramente esplosi vengono, ahimè, utilizzati anche nei giorni successivi. Quindi è buona regola utilizzare tanto i collari o gocce o compresse anche di tranquillante anche nei giorni successivi al 31-12, anche fino al 4 al 5 del mese entrante. Le compresse però sicuramente sono molto più efficaci, a tal punto da far sopire, quindi da rendere l'animale, portarlo in un sonno anche abbastanza profondo. Queste devono essere però prescritte da un medico veterinario, devono essere chiaramente anche seguite e un consiglio che vi posso dare è quello di prepararsi per tempo, nel senso di provare qualche giorno prima anche l'efficacia di questi prodotti, sia per non avere un effetto eccessivo e anche per non avere un effetto eccessivamente scarso. Quindi si parte con dosi consigliati da quello che si trova sopra nel foglietto illustrativo oppure dalla parte del medico veterinario curante e dopo 6-8 ore si testa, diciamo, con qualche rumore un pochino forte, ad esempio si fa cadere una pentola, un coperchio e vedere come reagisce il nostro cane. Se si vede che l'efficacia del farmaco è buona, allora a quel punto verrà utilizzato qualche ora prima della fine dell'anno, quindi verso le 21, verso le 20, 20 e 30, diciamo, dell'ultimo giorno dell'anno. Una cosa, un piccolo, diciamo, escamotage, un piccolo consiglio è quello comunque di mantenere all'interno della casa i rumori, ovvero noi dobbiamo cercare di fare in modo che non ci sia un gradiente eccessivamente alto tra i botti che chiaramente vengono eseguiti all'aria aperta fuori e il rumore domestico. Quindi se noi teniamo una televisione, una radio, oppure vi sintonizzate sempre su Ravenna Web TV e tenete un pochino più alto quello che è il volume, sarà più, diciamo, meno percepibile quello che è il frastuono provocato dai fuochi pirotecnici all'esterno, diciamo, dell'abitazione. E con questo io vi rinnovo gli auguri di un buon anno e mi raccomando, stappate principalmente bottiglie e meno petardi.